nostro per voi, ci siete riuscite, ce l'avete fatta, siete state veramente bravissime. Intanto io inviterei qui sul palco, ma subito dopo un'esibizione insomma che ci attende adesso, a salire gli amici di Miss e Mister Sicilia. Intanto chiamiamo qui subito per l'esibizione ancora una volta Silvio Vitali. Lo accogliamo con un applauso, Silvio Vitali. Questa volta l'applauso te lo fanno pure le ragazze. Dai, e resteranno a farti da cornice, e credo insomma che sia una cosa che non capiti tutti i giorni. A te il microfono, Silvio, cosa ci fa ascoltare adesso? Ora una canzone di San Giovanni, Malibu. A voi Silvio Vitali. Hey. Ci piace giocare, facciamo le maracchelle quando bisticciamo. Ti stringo la faccia e ti metto la mano sul cuore e sorridiamo quando ti arrabbi, è una faccia dolcissima. Siamo due scemi, sì che mi piace alla follia, ma quelle facce e mi tieni il broncio, sentito col trucco. Ma lo sai che sei ancora più bella, 4 di notte, luci si spengono, i cuori si bruciano e fanno le scintille, la città da da di notte si da da. Faccio mamma non mamma, come un bambino con le figurine, la paranoia, se poi te ne va, va, vai, nelle braccia di un'altra tra. Non fermo nel tempo come con le tue se strette, ferme le lancette, siamo su le giuste, salgo io e sali pure tu. Mentre guardiamo dall'alto, mezzo continente, se vuoi ti compro tutta Malibu, le mani, le mani. Se vuoi ti compro tutta Malibu. Take control, and I can't.
grazie mille. Silvio Vitale, un applauso. La tifoseria, grazie Silvio, complimenti. E allora Turi, dimmi tu. Io chiamerei sul palco, perché proprio ci teniamo a farla adesso, abbiamo già detto agli amici di Mister Sicilia di prepararsi, però io chiamerei qui sul palco Martina Martino, la madrina di questa serata. Ci ucciderà, però. Un grossissimo applauso, Martina Martino. Martina, il microfono te lo dà Turi. E allora Martina, so che tu proprio no, non voglio salire, no, non mi fate parlare. Lei è bravissima dietro ad organizzare, poi devo dire anche che ha curato il make up delle ragazze, così bello, così naturale, ma vi assicuro che per essere così bello e naturale è ancora più, più complicato, ecco, e richiede molto più tempo. Quindi Martina ha lavorato non solo oggi ma in tutti questi giorni, ha ideato questa serata, e quindi a te va il merito, perché abbiamo bisogno di queste idee, di questa buona volontà, di questa voglia di fare, di questa anche semplicità delle piccole cose che ci fanno tornare forse alla normalità di una volta. Che dici Martina? Intanto buonasera a tutti, io vi ringrazio per essere qui numerosissimi fino ad ora, quindi fino a fine serata. Il merito è mio, è vero, di aver ideato, aver pensato di riportare questa tradizione a Piazza Armerina, ma il merito è anche di chi mi ha affiancato in questa esperienza, perché da sola vi assicuro che non avrei fatto nulla. Quindi un grazie a tutto il mio backstage, alle ragazze che mi hanno affiancato, ad Agata, Turi, tutta la giuria disponibilissima ed entusiasta di partecipare al mio evento. E questo per me è un grandissimo onore. Un grazie particolare va a Lucia Spitaleri, che è stata l'unica commerciante di Piazza Armerina a dirmi subito sì, sono entusiasta, è una bellissima idea, io sono con te. E il mio grazie è per te, Lucia, è speciale. E niente, per adesso le ragazze sono state fantastiche, disponibili, mi hanno sopportata in tutti questi giorni. E niente, grazie ancora a tutti. Ah, piccola parentesi, grazie a mio padre che si è improvvisato scenografo della serata, quindi un applauso anche a mio padre. Martina, possiamo fare qualche domanda alla madrina? Come mai hai scelto il 17 di agosto? Allora, in realtà oggi è il mio primo anniversario di matrimonio. E allora, essendo il primo anniversario di matrimonio, uno cosa si potrebbe aspettare da un marito? No, non una Miss Piazza Armerina, giusto? Da Mauro, di tutto. E quindi c'è di tutto? Non c'è. E allora lui, che non vuole salire, siccome noi togliamo la carica che ricopre di consigliere comunale, lo chiamiamo come marito. Quindi marito, lo prego di salire qui sul palco Mauro Anzaldi, perché ti dà, anzi te lo consegno io e tu lo apri davanti a lui. Un applauso Mauro. A Mauro Anzaldi. Mauro, sali. È stato colui che ha anche supportato tantissimo, grandissimo, mio marito sempre, ogni giorno, quindi. E quindi ha voluto, guarda un po', ha voluto approfittare di questa cosa, ci ha chiesto di farti questa piccola sorpresa, devo dire piccola grande sorpresa, è emozionatissimo, però adesso deve salire, perché ci deve mettere la faccia, caro Mauro, sei un romanticone, sei veramente meraviglioso. Non mi sopporterà perché mi aveva detto non mi fare salire sul palco, però siccome l'ho cresciuto rimane. Concordo ovviamente con Massimo Di Giorgio, ti seguo a ruota. Chi vorrebbe vedermi lunedì 23, che chiudo con una commedia, sarò sostituito, perché anche se io vado via ho i sostituti, quindi venite lo stesso, non è un problema, perché stasera non mi scurano, lo so. Posso? Certo. Devi Martina, devi. Lei come regalo mi ha detto ti darà Miss Piazza Armerina. Una foto con Miss Piazza Armerina. Una foto, cosa avevate capito? Una foto con Miss Piazza Armerina. Com'è? Bellissimo.
È riuscita questa sorpresa, Martina. Anche perché se tu vai con una Miss Piazza Armerino, con qualsiasi... poi devi andare presso lo studio dentistico del dottore Costa, che ti fa salutare tutti i denti. Certo. Oh, perfetto, perfetto. E allora, il tuo ruolo è terminato per solo per adesso. Solo per adesso, poi dopo... Io nel frattempo vorrei fare dei ringraziamenti, se è possibile. È il momento di finiscono il loro giudizio. Allora noi dobbiamo ringraziare nuovamente lo studio dentistico Costa, poi la tipografia 2D di Carmen Biava e Salvatore Lobartolo, Atelier Piccole Gioie di Stefania e Merlin Dassaro, Centro Estetico Stefania Pellegrino, In Estasi di Salvo Riso, la fioreria di Rosario Ingrassia. Un applauso. Ringraziamo anche Giuseppe Di Vita che ha supportato questa serata con le sue splendide foto, renderà nota e visibile questa serata a tutti perché è molto seguito, le sue foto sono seguite veramente da tutti, apprezzate da tutti, e ricordo anche che Giuseppe offrirà uno shooting alle ragazze che poi otterranno le 5 fasce, quindi grazie anche a Giuseppe. Luca Lopresti, grazie davvero, Silvio Vitali, grazie, grazie alle sorelle Barbarè, grazie a tutto il backstage che a questo punto inviterei a salire qui sul palco, ragazze, non siate timide, salite qui. E nel frattempo stanno maturando, stanno imbustando qualcosa, quindi credo che siamo pronti alla proclamazione finale. Chiaramente dopo aver chiuso il plico, la busta, io invito anche voi giurati a salire qui sul palco per la premiazione. Ricordiamo che le fasce sono 5. Un applauso per il backstage, ragazzi, fatevi vedere. Fatemi vedere, forza, tutti avanti, 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 avanti. Avanti, avanti. Avanti. Grazie a tutti loro, perché questi eventi sono possibili grazie anche e soprattutto direi a chi sta dietro le quinte, a chi lavora in silenzio, ma veramente fa tantissimo. Grazie a tutti voi, grazie, vi accomodate da questa parte perché per la premiazione vi vogliamo qui. È partita, ok, la busta. Sta partendo. Tu che ne pensi di venire qua vicino a me? Oppure io mi avvicino a te? Sono rimasto da solo, no, perché non mi vorrei mettere al centro perché se no togliamo, però forse anche per così. Rispetto al pubblico siamo troppo laterali. Allora, per ragazze, se voi vi allargate un pochettino così io non vi copro, ecco, e siamo proprio qua al centro. Perfetto, noi aspettiamo perfetto, la busta che sta arrivando e stanno salendo anche sui giurati. Qualunque sia il verdetto, non è né colpa di Agata né colpa mia, non so chi c'è stato dietro la giuria, bustarelle, cose, non lo so. Nel frattempo che sono qui, allora li accogliamo perché hanno il verdetto finale, facciamo un applauso, fate un po' di spazio, li vedo molto provati, molto stanchi. Con la busta ci consegna la busta. Ta ta ta. Ta ta ta. Allora, prima Miss Cinema, giusto? Sì. Sì. Ripetiamo, non è un ordine. Non è un ordine di arrivo, come è così. Miss Cinema, la numero 11, Dorotea Palermo. Miss Cinema premia Federica Amore. È lei a consegnare la fascia e la targa.
Per ora ti danno la targa, poi fra qualche anno ti regalano la macchina. Fatemi avanti, fatti più avanti. Avanti, non vi spaventate, ragazzi. La tieni tu la fascia? Complimenti a Dorotea Palermo! Le diamo la fascia affinché non voli via. Vabbè, nel frattempo che lega la fascia, tanto l'ha conquistata già, potremmo andare anche avanti. Grazie Dorotea e continuiamo con Miss Eleganza. Miss Eleganza con il numero 2 Martina Calì. Pellegrino, facciamo vedere, eccolo qua, ringraziamo anche lei. Ora ha passato un po'. Anche Martina al premio, eccolo, ce l'ha qui. E noi abbiamo Atenie Piccole Gioie, grazie anche a lei per questo premio alla nostra Miss. Ora la prossima Miss si mette da questo lato, se no ce ne andiamo tutti dall'altro lato, giusto? Io non ne ho neanche una dal mio lato. Non è giusto. Quella di Massimo Di Giorgio va bene dall'altro lato. Allora, Miss Sorriso, la numero 8, Nelin Romano. Della macchina a 18 anni. E continuiamo. Ovviamente i fiori. Abbiamo pensato a tutto, Martina ha pensato a tutto. E abbiamo Miss Ragazza in Bikini di questa sera con il numero 9, Sara Licata. Adesso la prossima Miss, quella che manca, certo. E che porta il nome insomma della Miss Piazza Armerina della serata,
diciamo chi la premia prima e poi diciamo chi ha vinto? Direi di sì. Perché così rimane ancora un po' di... di suspense. Ranieri Ferrara premia Miss Piazza Armerina. La numero 5, Alexa Pallacino.